Chi può premiarvi meglio del ministro dello sport se non qualcuno che la Coppa del Mondo l'ha alzata davvero? Come voi. Come voi. E l'ha alzata nell'82 e poi l'ha alzata nel 2006. Non è la stessa persona, ma sono due persone diverse che rispondono al nome di Antonio Cabrini. Grazie, grazie Antonio per aver accettato l'invito ad essere con noi, campione del mondo del 1982, e Francesco Totti. Vidal, sei da Juve? Sì, io sono. Matteo Simoni, e Davide Vignano, campione del mondo. Io o lui, io con Antonio. Io ce l'hai, no? Diamo di sì, perché se non so. Chi manca? Chi e te mancavano? Vedi tutti? Basta. Allenatore. Allenatore, sì. Allenatore. 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 Grazie. Fatti sedere ragazzi, per favore. Allora, Simone, più forte emozione di quella vittoria o di quella di essere accanto a tutti i capelli? Io direi la mia. Ma siccome noi siamo la grande squadra più importante, più forte, e quindi do anche l'onore anche al nostro grande amico Totti, che anche lui è anche più forte e ha battuto la Juventus. Ogni tanto succede. Sai che Francesco ha una maglia, perché rosso, che è particolarmente cara, ma ne lo sa un'altra che credo ha amato altrettanto, quella della nazionale. Certo, sono due maglie distinte, due maglie troppo importanti per me. Le maglie più belle. Adesso lo prendo di qua che ha la tua maglia. Io ti voglio dire una cosa. Forza Italia! Di essere con loro per la notte meravigliosa a Madrid. Nell'82 ero davanti alla televisione, il ministro Lucalotti credo che nasceva. E anche quello è stato un mondiale meraviglioso, che tutti abbiamo vissuto con grande passione. È stato pure molto prima dell'82. Certo, nel 34, nel 38, ma non ce l'ha. Anche nel 74, quando l'ha vinta contro il Bayern Monaco. Vincere un mondiale, lo sanno bene loro che sono freschi campioni del mondo, è qualcosa che rimane per tutta la vita. Sì, rimane per tutta la vita, adesso inizia difficile anche per loro, perché essere campione del mondo bisogna anche dimostrarlo, soprattutto dopo che vinci una competizione così importante. Quindi adesso per loro ci sarà un lavoro molto molto più complesso, perché saranno sempre i campioni del mondo e tutti gli altri lo vorranno battere. Però vedo che è una squadra della posta, vero? Sì. Ministro, una battuta al saluto.
anche perché credo che Simone abbia dei dubbi alla fine. No, davvero? Gentilissimi. No, che dire, davvero, oggi era un'occasione di festa, volevo festeggiarla così. E la differenza fra una T e una L è questa, Totti, Lotti, questa è la differenza. Lascia fare, battute a parte. Vi volevo ringraziare ancora, vi do appuntamento fra 2 anni, quando rifesteggeremo un'altra volta il campionato del mondo, quindi prendiamoci insieme questo impegno di tornare un'altra volta in Italia con la Coppa del Mondo. E ripeto, oggi la festa era per voi, questo è il riconoscimento che il paese vi deve. Grazie, grazie, grazie. Grazie. E anche la maglia. Finalmente no. Deve giocare con questa maglia. È chiaro. Finalmente la nazionale, anche per me. Questa la prendo come convocazione nazionale. Perfetto, grazie mille. Grazie. Complimenti ragazzi, campioni del mondo. Questa è una cosa veramente bello e importante. Grazie a tutti. Allora, lasciamo tutti l'ultimo regalo. Abbiamo un altro regalo, Antonio. Grazie. È stato molto importante questa cosa. È un gran regalo. Doveva essere così. È l'ultima. C'è anche per te. Ora faccio io. Dammi questo a questo punto. Grazie. Meraviglioso, ragazzi. All'uomo che ha urlato grazie. Campioni del mondo all'Italia e campioni del mondo regalo il pallone. Grazie a lui. Grazie a lui. Grazie, grazie, grazie. Davvero grazie, grazie a nome di tutti gli appassionati di calcio e di sport. Grazie campioni!